No, è fischia. La fischia. Andiamo. Mamma mia, oh. Stasera bisognava solo che vincere, eh? Non potevamo rischiare di far andare il Napoli a più 10 o addirittura a più 11 già a novembre. No, 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 lo capisco. Ma infatti, dai, stasera abbiamo fatto bene a chiamare mio cugino. Grazie, Savvo. Grazie, ragazzi, ma siete messe veramente male, eh? Come squadra. Stasera ho fatto una fatica assurda per farvi vincere. Mi sono dovuto inventare un autogol al 92esimo, eh? Oggi è difficile. Salvo, sei stato un grande, come al solito. Ma la colpa di tutta questa sofferenza è di tuo cugino, che oggi si è vestito diversamente dal solito, con questo maglioncino. Ma che è? Ma quello era a lavare. A casa gioca ogni 2 giorni, che dovevo fare? Te lo mettevi umido. Guarda io che sono a maniche corte nonostante faccia freddo. La scaramanzia è così. Calcolavi meglio le lavate e ti vestivi come al solito. Sei stato incosciente oggi. Vero cugino? No, vabbè, scusate tutti. Ovviamente la colpa di questa prestazione brutta non è della squadra che è stanca, degli infortuni, non è dei nuovi acquisti che non stanno incidendo, non è di alcune scelte di Pioli, ma è mia che non ho messo la maglietta solda. Diciamo, vabbè, che non ho mostrato attaccamento alla maglia. Io non la capirò mai sta scaramanzia. Vabbè, dai, tranquilli, è il mio lavoro. Non vi chiederò neanche extra. Lo faccio allo stesso prezzo, 10.000 euro, perché sono un signore. Signore e signori, io vi devo dare un'altra notizia. Dopo stasera io non ho più soldi, ma veramente, ragazzi, ho finito. Quindi da ora dobbiamo farcela con le nostre sole forze. Ma come, nonne? Ma scusa, non hai venduto la casa al mare? Ma non è che mi sono venduto una villa bifamiliare a Capri. Mi sono venduto un monolocale a 20 km dal mare ad Aice Catena. Quindi non è che mi hanno dato chissà quanto. Ma l'ho fatto non solo per noi milanisti, ma anche per tutto il calcio italiano. Per non far finire il campionato già a novembre. E di questo l'Italia te ne sarà grata. E i napoletani un po' di meno. Però va bene, dai, tutto sommato, secondo posto, certo, a 8 punti di distanza e 8ave di Champions. Accontentiamoci. Salvo, ma tu porti solo fortuna o all'occasione sapresti anche portare sfiga? Beh, allora, come gufo non sono un granché, lo ammetto, ragazzi. Io di solito porto fortuna a chi mi paga. Ma perché? T'ho capito. Nel senso che lo paghiamo, non so come, quando sarà, per portare fortuna all'Inter in Inter-Napoli. Esatto. Aspettate, ragazzi, però non vi assicuro niente, perché come vi dicevo, chi mi paga deve anche essere tifoso della squadra a cui porto fortuna, eh? Sono le regole. Ma regole scritte da chi? Vabbè, dai. Ma scusa, ma se invece mandiamo Don Calogero a casa di qualche tifoso del Napoli? Lo dice sempre, no? Che è una sentenza con l'uomo. No, 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 troppo pericoloso. Perché se poi provi a contattarlo, potrebbe portare sfiga a te, a noi. Troppi rischi, no, no. Potremmo ritrovarci un attimo da lottare per lo scudetto a lottare per non retrocedere. No, 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 no. Ma scusami, ma se invece facciamo ingaggiare tuo cugino da qualche tifoso interista funzionerebbe, no? Sì, certo. Sì. Vogliela spiegare a uno che se guarda la partita con mio cugino e gli dà 10.000 euro, piccolo dettaglio, l'Inter vince. Vogliela spiegare. Vabbè, ma ci saranno pure tra gli interisti tifosi scaramantici, no? Scaramantici sicuramente, ma cretino come noi che stiamo arricchendo qua a Mister Fortuna non penso, eh? A meno che mio cugino gli offra la partita. Il cugino non posso, se non mi paga non funziona, sono le regole. A un giorno poi me lo presenti a cui scrive ste regole, eh? Oh, non lo so, ditemi voi, se conoscete qualche interista disposto a pagare per far vincere la sua squadra, io sono a disposizione. Certo, quando si tratta di acchiappare soldi. Forse ne conosco uno. Lo chiamo subito. Ma quale subito? Con calma, cacca, il campionato ritorna fra 2 mesi per quel maledetto mondiale che noi italiani manco faremo, tra l'altro. Vero, e vabbè. Allora, Salvo, scusami. Ma tu riusciresti a far squalificare una nazione per farci ripescare? Non so, ci potresti fare un preventivo? Allora, sono 30.000 per squalificare. Sì, va bene, ricchia crocca, vi salutai. Qua c'è dei soldi, non ce n'è, chi sto fa, si fa fare ancora preventivi. Ah, buono,